paese civile non può non dare un aiuto alla povera gente, alle famiglie che non ce la fanno, a persone ultra cinquantenni che non possano rientrare nel mercato del lavoro, a chi ha un disabile in casa. L'aiuto pubblico è indispensabile. Per quanto riguarda il salario minimo, è una misura anche utile, ma bisogna stare attenti, perché nel sud abbiamo bisogno, prima che del salario minimo, del lavoro minimo. Il salario minimo va per l'80% al centro-nord, dove c'è l'apparato produttivo e l'industria. Quindi cerchiamo di spiegare bene ai nostri concittadini il valore delle proposte. Va bene il salario minimo, è una misura di civiltà, ma dobbiamo sapere che non incide sul sud. Il problema del sud è il lavoro, visto che abbiamo solo il 25-28% di donne che lavorano e visto che abbiamo il livello di disoccupazione giovanile più alto d'Italia. A questi milioni di giovani che non lavorano, il salario minimo serve a poco, serve il lavoro minimo. E quindi abbiamo bisogno di abbiamo poi anche il salario minimo, ma in primo luogo ci deve essere il lavoro, se no il salario. E in questo senso dobbiamo combattere, perché stanno mettendo in atto come governo una manovra di vera e propria delinquenza politica, cioè stanno bloccando i fondi sviluppo e coesione, 30 miliardi di euro, per spalmarli sul piano nazionale. È incredibile. C'è stata una riunione una settimana fa con le regioni, ha partecipato il ministro Calderoli e il ministro Fitto, il quale Fitto ha detto pari pari, noi vorremmo utilizzare i fondi sviluppo e coesione per integrare alcuni progetti del PNR. Siamo alla follia. Ovviamente su questo apriamo una guerra termonucleare, perché è addirittura anticostituzionale. I fondi sviluppo e coesione sono previsti per legge e vanno erogati per l'80% al sud e il 20% al nord.